Buongiorno e bentrovati. Siamo oggi qui con il dottor Guido Mantovani, amministratore delegato di Corman SPA. Buongiorno, dottor Buongiorno, Mantovani. buongiorno. Buongiorno. Siamo oggi qui appunto per parlare nuovamente della campagna promossa da Federfarma SIA Abbasso la pressione. Campagna, dottore, che voi avete, diciamo, supportate con un contributo non condizionato e che è oggi rappresentata proprio dal kit che abbiamo qui, che è quello che appunto sta arrivando presso tutte le farmacie che aderiscono alla campagna. Ecco, dottore, ci vuole un attimino spiegare dal vostro punto di vista, ovviamente, come mai e come, diciamo, i farmacisti possono essere promotori di salute? Volentieri, quando abbiamo ricevuto da Federfarma la proposta di essere sponsor non condizionato per l'attività a basso la pressione, abbiamo ritenuto che questa proposta e questa opportunità fosse sicuramente da sfruttare. Perché siamo convinti, non siamo certamente gli unici, è una nozione piuttosto comune, che da un punto di vista numerico, la capillarità della distribuzione delle farmacie sul territorio, da un punto di vista di competenze di carattere professionale, ma direi anche, elemento da non trascurare, la vicinanza con i pazienti, con la cittadinanza, con le fasce più deboli della popolazione, quindi con le fasce fragili della popolazione, metta le farmacie in una posizione ideale per poter svolgere delle attività, delle campagne che partendo dallo screening possono indirizzare la popolazione verso stili di vita più congrui o evitare i principali pericoli che la cronicità nasconde. Quindi riteniamo che la farmacia possa svolgere un ruolo estremamente importante. Ecco, in questi anni la tecnologia occupa un posto sempre più importante anche nel mondo della salute. Come aiutare il farmacista, diciamo, in questa crescita professionale, in questo scatto di qualità? È vero, negli anni è nozione comune, la tecnologia ha fatto dei passi in avanti estremamente significativi. Questo in tutti i campi e anche nei campi che ci sono più vicini, come per esempio quello della misurazione della pressione, che è poi l'oggetto della campagna Certo. Abbasso la pressione. In particolare, quando si pensa alla misurazione della pressione, si pensa al misuratore di pressione. Il misuratore di pressione è un oggetto ormai di uso, direi, quotidiano nella maggior parte delle famiglie italiane e sicuramente nelle case dei pazienti cronici ipertesi. Negli ultimi 4-5 anni i misuratori di pressione sono diventati più facili da utilizzare, ma hanno delle possibilità tecnologiche sicuramente molto più elevate rispetto ai misuratori di una generazione Orsone. Una generazione Orsone in questo campo Certo. è solamente 4 anni fa. Due elementi molto rapidamente vorrei portare all'attenzione. Uno riguarda la possibilità di prelevare dalla memoria dello strumento i dati delle misurazioni, spedirle su delle applicazioni sugli smartphone e poi quando sono sullo smartphone è evidente che ci può essere una distribuzione del dato a dei soggetti prefissati, possiamo pensare al medico di medicina generale, per esempio, che così ha la possibilità di Certo. seguire quasi in tempo reale le misurazioni della pressione dei propri pazienti. Dall'altra parte abbiamo visto, è stata condotta una ricerca, abbiamo visto che circa il 60% delle persone, sembra incredibile, ma è portata a misurare male la pressione. Quindi abbiamo delle macchine molto sofisticate, ma l'interazione tra la macchina e l'uomo non sempre funziona. Ecco, per far funzionare questo è indispensabile che ci sia l'intervento di un professionista qualificato, farmacista evidentemente, che ha l'opportunità di spiegare come utilizzare nella maniera corretta i misuratori di pressione. Certo, gli sviluppi tecnologici hanno permesso, per esempio, di avere dei misuratori con dei bracciali che non richiedono più un posizionamento prefissato, come nella maggior parte dei casi. Ecco, ma tutte queste cose non possono che essere spiegate dal farmacista. E queste campagne che avvicinano una fascia importante di popolazione che magari non è usa a misurarsi la pressione, perché non ritiene di essere appartenenti a quelle categorie potenzialmente a rischio,
ecco, può essere l'occasione per scoprire, per esempio, che ci sono parecchi ipertesi che non sanno di esserlo. Ecco, Corman da oltre 70 anni rappresenta un'eccellenza del Made in Italy proprio in campo di salute. Quali sono i vostri tratti caratterizzanti? Beh, innanzitutto Corman è un'azienda familiare. Come ricordava, nel 1947 è stata fondata l'azienda, è stata fondata da mio padre. Si era al termine della guerra, si usciva da un periodo estremamente complicato e in quegli anni in cui tutte le cose erano molto più facili rispetto ad adesso, fin da quegli anni Corman è stata molto vicina alla farmacia, di cui ha saputo interpretare, ritengo, un pochino non soltanto la crescita professionale, ma anche le mutate esigenze. Lo stesso noi ci siamo sentiti di fare nei confronti della farmacia, con cui abbiamo sviluppato, ritengo, e questo ci viene confermato quotidianamente dai farmacisti con cui entriamo in contatto, delle partnership di valore. Questo ci è possibile grazie a un portafoglio prodotti estremamente qualificato nell'area del parafarmaco, che fa di Corman la quarta azienda italiana. Per inciso, questa campagna riguarda uno dei marchi all'interno del nostro prodotto, quindi evidentemente Omron, e dall'altra parte abbiamo sviluppato una serie di progettualità che hanno coinvolto la farmacia. Posso ricordare il mese del benessere intimo, in cui portiamo un'ostetrica a parlare con le pazienti della farmacia, piuttosto che il progetto Zero, che l'anno scorso ha vinto un premio a Cosmofarma per l'innovazione. Ecco, tutte queste cose ci permettono di dire, non so se siamo un'eccellenza oggettivamente, ma sicuramente siamo molto molto vicini alle farmacie, e quando le farmacie ci danno un'evidenza pratica di questa vicinanza, beh, non vi nascondo che per noi è motivo di grande soddisfazione. Dottor Mantovani, noi la ringraziamo. Grazie a voi. E salutiamo tutti i nostri spettatori.